Ed eccoci qua ragazzi, salve a tutti, sono ovviamente il caso 90. Non sono riuscito a resistere davvero, voglio fare l'ospedale qua. Iniziamo subito qua con Scrubber Not Sound Limited. Andiamo subito proprio di corsa all'ospedale, perché è troppo bello sto gioco. Mi piace un casino fare stronzate varie, aiutare le persone bisognose. E boh, non so cos'altro. E via, su. Siamo in un ospedale. Sicuramente qua dovrei giocarla con Luca, sta cosa, ma con la presenza. Sì, vabbè, ormai lo conoscete con ogni nome. Crea qualcosa per aiutarmi a eseguire l'operazione. Crea oggetto. Allora, se è un'operazione chirurgica, direi tette. Sì, ragazzi, ho fatto le tette. Usale. Usale! Non le vuole usare. Tua. Raccogli. Vediamo se funziona. Non è un'operazione chirurgica in quel senso. Ok, dimmela, via. Ridammi le tette. Ciao. Però aspetta, gli tolgo anche la scopa di prima. Tette power. Devo riuscire a risolvere almeno un caso in questo gioco con le tette. Mi dovrete aiutare. Non lo so, bisturi. Bisturi, via. Se è un'operazione di quelle serie, è un bisturi. Era un'operazione di quelle serie, ok. Vediamo un po', questo no vabbè lo faccio dopo, la star solitamente la faccio per ultimo. Il fratello di Maxwell Kempo come avatar, ok. Per il momento non mi serve, si è già ripreso anche dalla cosa. Allora, clicca Maxwell e scegli, seleziona avatar per giocare con qualunque fratello sbloccato. Seleziona avatar. No, non c'ho voglia adesso, lo faremo un altro. Aiutami a ridere di nuovo, crea oggetto. Scoiattolo buffo. È buffissimo. Guarda quanto è buffo sto scoiattolo. Non ti fa ridere. Zio, uno scoiattolo. È buffissimo. Vabbè, fanculo. La cosa più buffa di sempre. Palloncini. Palloncino. Tieni. Non ride, non gli frega un niente proprio. Aggiungi aggettivo divertente. Ma era così facile, Cristo. Ma che cazzo. Ok. La migliore medicina è cambiare gli aggettivi di una persona. Posso anche scrivergli frocio, robe varie. Che lui. Cioè, che è un cuore impazzito. Ma che cazzo. Che succede? Arresta l'attacco cardiaco. Ah, ma attacco nel senso che lo sta attaccando. Datemi una spada. No, anzi, voglio una ascia. Sì, ascia. Ascia da battaglia vichinga. Vischiosala. È fighissima sta ascia, cazzo. Vai, attacca. Tiè. Tiè. Fatta! Ok, l'attacco cardiaco. Ovviamente l'attacco cardiaco è quello. Allora, vediamo un po'. Tutti contenti. Ho bisogno di nuova apparecchiatura per l'ospedale. Ok. Crea oggetto. Questo è perché i fondi dello Stato non vanno agli ospedali. Ok, basta, stronzate. Non lo so. Sì, no. Il defibrillatore, ora che me l'avete detto, defibrillatore, via. Un distillatore per fare l'alcol, tieni. Ok, apparecchiature obsolete. Ma che ci fa un re qua? Che è? Re Artù divertito. Cosa ci fa? Vabbè, è normalissimo in Scrabble, no? Ovviamente, ok, sti due hanno bisogno di aiuto, vediamo un po'. Vedere qualcosa con i colori della mia squadra mi motiverebbe a vincere la corsa. Ogni tanto sto ruotando perché non ho mangiato un cazzo. Scusatemi, non si dovrebbero fare queste cose su YouTube, però le faccio lo stesso. Palla blu era il tizio, sì. Pallaforme. Tieni, tutto tuo. Uè, no.
Vedere qualcosa che ancora mi motiverebbe a vincere la corsa. No, faccio vincere il blu. Mi spiace. Ale, ha vinto il tipo. Bravo! Delicato il salto, che cazzo. Ok, gareggiamo. Niente, questo non gli posso più far fare niente. Andiamo su. L'ultima credo sia questo. Ho dimenticato ciò che dovevo consegnare al trapianto. Fegato. Voglio che gli trapiantino un fegato al tizio, decido io, fegato. Tieni. Tutto tuo. Decido io cosa devo far trapiantare agli altri. E siamo a 6 su 7. Chi mi manca? Mi sembrava di averli fatti tutti. Ah no, che okay, un gabbiano qua sopra. Spettolgo sta roba perché mi dà fastidio. Ok. Non ricordo più cosa devo consegnare. Puoi aiutarmi? È una cicogna. Ovvio. Ovvio cosa devi consegnare. Tieni. È giusta? Sono le tette. Che palle, ma dai, andava benissimo. Potevi consegnare un paio di tette, era contento il padre, non lo so io. Bambino. Bambino neonato. Ovviamente non è un ragazzo. Tieni. Consegna speciale, è un bambino. Minchia, l'ha preso proprio così, in mano e via. Corre lì. Rrr. Mi corre via, giù. Andiamo di nuovo dove c'era la star, visto che quello era l'ultimo, dobbiamo fare la stellina. E via. Però pensavo che le tette servissero a qualcuno. Cioè. Boh, perché bisognerebbe editarle e tutto, no. Non ho davvero la voglia. Allora, aiuta pazienti che arrivano dall'ospedale, via. Certo che li aiuta, zio. Mi sembra ovvio. Mi sembra palese, lecito. Cioè, non lo so io. Mi sembra la cosa più ovvia del mondo. Vediamo un po' cosa dobbiamo fare. Aiuta i pazienti e trasportati all'ospedale Santo Asterisco. Ma che cazzo di ospedale è Santo Asterisco? Allora, questo gattino. Cosa? Via. Gattino amato, non me lo dice. Ah, ok, me lo dice. Questo micio sta da cani. Crea qualcosa per curarlo. Medicinale. Medicina, via. Mendicante potevo dargli. Tieni. Bevi la Cristo di medi. Cioè, devo usarla io, ok. Potevi dirmelo. Ok. E una cosa è fatta. E poi un ospedale, non un veterinario, perché c'è. Vabbè. Boh. Ok. Denti ammalato. Basta, dai, che. Ok. Vai. Ah, devo mal di denti, ok. Sembrava avesse una dentiera, se. Un dentista direi che potrebbe risolvere ovviamente la situation. Vai. Grandissimo dentista. Sei veramente bravo. Quanto è? Ha risolto il problema di una dentiera, fantastico. Ok, arriva il prossimo cliente, vediamo un po' cosa ci aspetta. Ok, un robotino distrutto totalmente, tutto arrugginito. Robot è rotto, aiuta a farlo funzionare di nuovo. No, non voglio aggiustarlo, voglio fare chiave inglese. Ok, vai. Sono ovviamente ho le capacità io. Una volta che ho una chiave inglese puoi fare tutto quello che ti pare. Aggiustiamo macchine, qualsiasi cosa. Via. Via col prossimo. Boh. Un libro. Perché un libro dovrebbe andare all'ospedale? La storia è incompleta. Dov'è l'ultimo capitolo? Te lo scrivo io, zio. Penna. Penna strumento, credo. Sì. Via. Ale, hai visto? Ha funzionato. Non pensavo, però ha funzionato. Dovevo scrivere una penna. Volevo fare una stronzata, invece no. Ha funzionato davvero. Ancora? Forse è l'ultimo. Ok, sì. Ah, le stelline che ci sono sopra mi dicono quante robe sono da fare ancora. Vediamo un attimo. Sembra che qualcosa sia rotto sotto il cofano. Chiave inglese di nuovo. Chiave inglese. Dimmi che è così facile. Che davvero.
Sì, sono anche un meccanico. Boh, si scambia, ne appare una nuova e la schiaccia quella vecchia. Finito? Ok, sì, finito. Sono stato veramente super. E voi direte, ma a caso tu sei sempre super? Io, certo. Come posso dirvi di no? Dai, voglio sentirla. Ok, livello completato. E adesso cosa si fa? Continua. Niente, si continua e basta. Abbiamo completato un altro livello, ragazzi. E direi che il prossimo mondo lo facciamo nella prossima. Tutto prossimo. Facciamo nella prossima puntata. Quindi, ragazzi, io come al solito vi invito a mettere un mi piace, un commentino. Ditemi se vi sta ancora piacendo. Se non la state più seguendo perché, boh, non lo so, vi scazza. Perché ormai ve la state giocando voi. Non lo so. Scrivete quello che volete. Direi che da Casa 90 è tutto. Ci vediamo presto col prossimo episodio qui su Scrubber Notes Unlimited. Ciao a tutti!